E guardate un po' da dove incominciamo, cari amici, che ovviamente noi facciamo vedere, questo è un bel dépliant che abbiamo trovato piuttosto simpatico. Ciò non significa che noi siamo al 100% sposati con Beppe Grillo, ma di fronte alla manifestazione di ribellione dei grilleschi e dei grillini nei confronti della imposizione da parte dei poteri forti, no, dei controllati poteri, dei poteri forti, degli usurai e dei negrieri, perché si tratta della stessa razza, sono sempre loro, negrieri, noi abbiamo incominciato a dire che i grillini ci stanno simpatici. Allora, siccome questo è un bel manifesto, lo facciamo vedere. E adesso parliamo della denuncia che abbiamo testé firmato e che ci illustrerà il buon Orazio, che l'ha preparata per tutta la notte. Sì, allora, io stamattina sono andato a letto alle 4:30. Perché? Perché ho dovuto redigere questa cosa qua. Ecco qui la denuncia. Perché la denuncia che noi faremo girare anche attraverso Alba Mediterranea. E che chi qui vorrà, ci sono le nostre firme. E chi vorrà potrà replicare dovunque in giro per le 130 procure italiane. La propria firma. E allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, aspettate un attimo che questo va messo a posto. Allora, qui c'è un ulteriore atto di rifiuto dello statu quo, così semplicemente accettato e passivamente tollerato. No, diciamo anche che qui c'è l'elenco di tutti i deputati e senatori, al 90% si tratta di catto comunisti, cioè quelli del PD, in conferma sostanziale del fatto che i catto comunisti sono sempre stati al servizio della finanza internazionale. Fin dall'inizio degli albori, quando i vari padri fondatori del pensiero, del pensiero ideologico, Engels, sì, non ci scordiamo chi era, e compagnia bella. No, Marx ha scritto Il Capitale per dare addosso a Mazzini, perché non gli andava bene, perché giustamente gli era stata commissionata sicuramente dai finanzieri l'incarico di denigrare Mazzini. Quindi siamo che in quel periodo, ricordiamo bene, era suo concittadino, in quanto era risiedente a Londra, ricercato in Italia per molti reati. Era risiedente a Londra anche lui. E gli faceva ombra. E però quello che noi chiamiamo socialismo mazziniano, della bella dichiarazione, bella frase coniata da Spadolini e da altri pensatori del pensiero mazziniano, di cui poi faremo vedere un libro del 44, eccolo qui, questa è un'espressione del socialismo mazziniano, e Mazzini predicava qualcosa che urtava contro gli interessi sostanziali della finanza internazionale. Di Disraeli, ecco, non ce lo scordiamo mai, il signor Disraeli, che non aveva un nome a caso, aveva un nome ben preciso. E nella sua canagliaggine però non disdegnava di dire le cose come stavano. Sì, sì. E adesso veniamo, al momento attuale. Allora, che cosa è successo? Che nel silenzio quasi più assoluto, plumbeo direi, proprio di quelli dove non filtra assolutamente niente. No, ne hanno fatto una ragione per dare addosso a quelli del Movimento 5 Stelle. Entrati nel concetto, nel merito, sono rimasti all'apparenza, sì, e alla mistificazione della realtà. Allora, hanno dato addosso ai grillini che hanno fatto sceneggiata anche di ribellione che i giovani giustamente anche menano le mani. Ma magari avessero spaccato la faccia anche dico io, comunque, una volta per tutte. Hanno fatto un po' gli esagitati, quando invece i cari giornalisti avrebbero dovuto affrontare il tema, prenderlo per quello che era, e cioè una azione violenta messa in atto attraverso il Parlamento, attraverso la cosiddetta
diciamo, azione politica e che in realtà ha sottratto la Banca d'Italia dal controllo, di quel minimo controllo che era rimasto del Ministero del Tesoro. Perché? Perché attraverso le leggi, la normativa messa in atto dalla legge 5 del 29 gennaio, votata dai peones, ricordiamo. Aspetta, andiamo per gradi. Quindi la legge numero 5 del 29 gennaio 2014 è una delle più mani cialtronate messe in piedi in un sistema democratico, cosiddetto democratico, che di democratico non ha nulla, perché anche come si è svolta la votazione è già emblematico di come siamo messi in questo momento. È una oligarchia di negrieri al servizio dei soliti padroni. Certo, non a caso la signora Boldrini ha lavorato per molti anni direttamente per quei negrieri lì. Esattamente. Per conto delle varie documentazioni. Certo, sappiamo bene chi è che la controlla e perché. E comunque, e poi la Boldrini, se vuole, ci porta in processo, così la affrontiamo molto volentieri. Però deve venire anche lei. Ma noi la citiamo. Viene anche lei. È così carina. Diciamo che è bonazza. È bonazza. Un po' navigata, ma comunque insomma va bene. Allora, sulle navi dei negrieri. Allora, ecco qua. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo denunciato per l'incostituzionale, illegale e illecita approvazione del decreto legge 133-2013, che ora è diventato legge numero 5, come dicevo, del 29 gennaio 2014, per il cosiddetto rifinanziamento di Banca Italia, che tutto è fuorché quello che dice. E allora abbiamo denunciato Napolitano, come al solito, Enrico Letta, la Boldrini, visto che c'eravamo, più signor Pietro Grasso, che pure è giurista, dice lui. Dice lui che è giurista, perché un giurista che non si impenna e non aborrisce una cosa del genere. Maggiormente responsabile. Certo, perché lui lo sa. Da condanna a morte. Mentre tutti gli altri cialtroni del PD e delle altre compagnie cantanti sono dei poveri dementi che non sanno un cazzo di niente, devono solo firmare. I vecchi coglioni che erano coglioni. E il baciapile stile Rosi Bindi. Rosi Bindi era assente. Ma incredibile. Brava, cioè, una votazione così importante in cui gli assenti erano più della metà. Una cosa allucinante. Va bene. Perché allora, si devono giustificare un domani che qualcuno... Io non c'ero. Per me che è come... lo diciamo ai nostri amici, per noi è come che ci fosse. Sì, quelli del PD che hanno votato in massima parte, però i funzionari, i dirigenti nazionali, quelli importanti, non ci sono, erano assenti o in missione. Allora, no, è molto importante. Quindi, alto tradimento. Sanno perfettamente che potrebbero incorrere nel reato di alto tradimento e hanno mandato avanti i peones. Certo. Allora, alto tradimento, attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, infedeltà in affari di Stato, attentato contro la Costituzione dello Stato, usurpazione di potere politico e comando militare, attentati contro i diritti politici, peculato mediante profitto dell'erario altrui, indebita percezione di erogazione di danno dello Stato, corruzione nell'esercizio della funzione, corruzione in atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione eccetera eccetera, abuso d'altri ufficio, omissione d'altri ufficio, interruzione del servizio pubblico, perché la Banca d'Italia è un servizio pubblico e adesso è diventata invece privata, e poi ancora falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, furto, truffa, abuso della credibilità popolare e altro. Allora, che cosa va preso? Io vorrei soffermarmi un momento all'abuso della credulità popolare, perché è importantissimo. Se noi ci troviamo in questa situazione è perché il 90% degli italiani sono dei coglioni. È del tutto impreparato a qualunque tipo di raziocinio, di riflessione, di critica. Li hanno preparati in 50 anni di diseducazione. Esattamente. Di diseducazione civica, li stanno lavorando con i media televisivi e alla fine abbiamo il risultato che abbiamo. Il vero dominio c'è sull'ignoranza e sulla credulità, allora, come ci insegna il Papa. Esattamente. Allora, poco fa, mentre eravamo in caserma, io ero lì ad aspettare che ci ricevessero, ad un certo punto si è presentata una signora che è il tipico, classico esempio della donna media italiana, la quale ha ricevuto, era lì perché aveva ricevuto una notifica
tramite raccomandata, in cui c'era scritto articolo 660, articolo 140. Questa era impazzita dal terrore, cioè a un certo punto ha domandato ai carabinieri, poi ha domandato a noi, ma che cosa significa, io che rischio, che cosa significano quei codici, che cosa rappresenta, cioè questa signora, solo per il fatto che aveva ricevuto la notifica, si stava cagando addosso, letteralmente, e non sapeva che anche in un sistema politico democratico e repubblicano, una azione nei confronti del cittadino deve sempre essere mediata da tutti gli elementi di garanzia, e quindi qualunque cosa succeda c'è tempo, c'è luogo, c'è metodo, ci sono tutte una serie di strumenti democratici e repubblicani che permettono appunto la possibilità di avere tutte le garanzie che uno vuole. È naturale, senti, no, il fatto che loro sanno perfettamente che qui di garanzie non c'è nessuna, che la più corrotta in Italia è la magistratura, certo. E poi c'è un vecchio retaggio di dominio pretesco, perché qui viviamo proprio in un clima da Pio Nono, con tutto il rispetto, sì, sì. Perché Pio Nono dal punto di stato vista uno degli dottrinari e sapeva quello che diceva e aveva capito chi era il vero nemico, però il controllo che aveva sulla popolazione era di un altro tipo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ecco, quindi io ricordo appunto a questo proposito che esiste una Costituzione, un codice civile e tutta la serie delle normative che sono addirittura 150.000, ce ne abbiamo in abbondanza per condividerle con tutti i popoli del mondo. Naturale. Allora, però, che cosa dice l'articolo 11 della Costituzione? L'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie. Quindi, quando uno fa la Banca Centrale Europea, deve farla in modo che tutti quanti siano allo stesso livello, e non che ci sia una Banca d'Inghilterra che fa i cazzi suoi a casa sua e qui ci viene a rompere il cazzo. È naturale, come ha sempre fatto. Come ha sempre fatto. Certo. E fra l'altro è anche pure l'azionista di maggioranza, esatto, della BCE. Come te sbagli. Quindi, per non parlare dei danesi e di altri. Cioè, insomma, azionista di maggioranza significa lucrare sugli interessi, sui debiti, che gli altri sui debiti degli altri, che gli altri stati fanno per acquisire. No, questo, aspetta, è una cosa importante. Queste chiacchiere, allora, la gente chiacchiere no, scritte che sono i diritti. La gente deve sapere una cosa importante, e cioè che quando uno va in banca e chiede un finanziamento, un fido non scoperto, di per esempio 100.000 euro e paga, facciamo conto, il 10% per fare un conto semplice, e quindi ogni anno gli deve dare 10.000 euro, di quei 10.000 euro 2.200 vanno alla Banca d'Inghilterra, alla signora Elisabetta, alla signora Elisabetta, sì. Quindi lui deve nelle sapere tasche, che lui dà ogni anno 22.000 euro all'anno alla signora Elisabetta. Signora Elisabetta. Ecco, questo per capire e come ai compari che ovviamente certamente nella City controllano questa aspetta ricchezza. Mentre la signora, che ne so, McKeever, che mi è venuta in mente adesso che conosciamo, no, la signora McKeever, per dire uno, che va in Inghilterra e prende un fido o un debito e prende i 100.000 euro, lei a noi non ci dà un cazzo. Quindi questa legge qua è del tutto disattesa e violata. È stata fatta appunto da lor signori. No, questa legge qua no, non dice. No. È stata fatta da lor signori, tutti i quadro generale. La legge dice che non consente in condizioni di parità, invece non è in condizioni di parità. Stavo dicendo che l'operazione è stata concepita. L'operazione BCE, certo. Esattamente. Ma il conflitto. Ma il conflitto, ma non te lo fanno sapere. Certo. Sì, ma questo è un espediente. Aspetta, poi articolo 47 sempre della Costituzione dice che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e la disciplina coordina e controlla l'esercizio del credito, il che significa la Banca d'Italia deve controllare per conto coordinare del per conto del Ministero del Tesoro e del Tesoro, capito? E questa è fino a prova contraria, l'articolo 47 esiste ed è ancora in vigore, nessuno l'ha quindi cancellato. Quindi quando l'altro ieri il 29 quei figli di puttana lì hanno smembrato praticamente e tagliato il cordone ombelicale della Banca Centrale, della Banca d'Italia, dal Ministero del Tesoro, hanno fatto un'operazione incostituzionale. Sì. Cioè,
Andiamo. Allora, io qui chiuderei. No, volevo solo aggiungere due o tre cose, perché abbiamo parlato di parecchi argomenti. Ma questi signori qua, che sono, ecco, questo elenco qua, sono i veri proprietari della Banca d'Italia, cioè sono le banche italiane che la Banca d'Italia, è già un ossimoro questo fatto, dovrebbero controllare, coordinare. Ma siccome loro sono i padroni. Sono i padroni, è come che uno che fa il magazziniere che va a controllare quello che fa il padrone. Sì. È un po' complicato, no? Ma soprattutto come uno che vorrebbe, andare a grattare il bucio del culo di una certa presidentessa, fammi finire, di una certa camera. Fammi finire. Allora, oltre ad avere avuto in regalo i 7 miliardi e mezzo di cui qualcuno finalmente, casualmente, ha parlato, tutto questo ambaradam permette alle banche tutti gli anni di prendere 24 volte il tasso di riferimento della BCE, che è lo 0,25, mentre noi gli diamo il 6%, noi italiani, e quel 6% lo paghiamo noi tutti italiani, tutti i cittadini attraverso le tasse, e lo stesso vale anche per 12 volte in più i tassi di riferimento dei buoni del tesoro poliennali, che sono attorno al 3%. Basta, non continuiamo perché... No, aspetta, due cose importanti. Perché la gente si distrae. Solo due cose importanti. La prima è che esisteva una legge, la 262 del 2005, che è rimasta disattesa e inapplicata per 9 anni. E questa legge, la 262 del 2005, l'articolo 19,10, diceva: con regolamento da adottare ai sensi bla 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 bla, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato e da altri enti pubblici. Cioè, significa, detta in parole povere, che la Banca d'Italia doveva diventare tutta ed esclusivamente pubblica, quindi rinazionalizzata la Banca d'Italia. Non solo non è stata fatta la rinazionalizzazione, ma è stata fatta una conversione a 180 gradi, per cui praticamente la Banca d'Italia è di fatto stata sbancata, e quindi hanno fatto questo procedimento in cui praticamente tutto viene rovesciato e, come abbiamo visto, tutto è stato, diciamo, ormai privatizzato e quindi non più gestibile dalla gestione pubblica, dalla gestione politica, ma soltanto data in mano a pochi eletti che la gestiscono come vogliono loro. Insomma, tutto questo per dire che tutto è stato fatto in omissione, in violazione di legge e quant'altro, e questi signori qua, che sono il bel elenco di 10 pagine di nomi che hanno votato a favore fra Camera e Senato, 95 forse, ma soprattutto la cosa incredibile è che quelli che comandano quei catto comunisti, e cioè i personaggi influenti e importanti, qua non ci sono, perché sanno benissimo che noi, chiunque poi andrà al potere, li chiamerà a rispondere di questa cazzata abnorme e infame che hanno fatto. E quindi, ecco, questo è il discorso. Noi oggi presentiamo questa denuncia e lo diciamo di nuovo: chi vuole la mettiamo online e la mettiamo sul sito di Alba Mediterranea Online, scaricabile, chi vuole se la scarica e la ripresenta e la replica tutte le volte. Aggiungiamo un paio di cose. La prima, in relazione ad alcuni furbastri che fanno i dietrologi a comando, a gettone, e soprattutto esercitano la loro intelligenza in un complottismo fino a se stesso, vogliamo dire a queste persone che c'è un detto popolare: chi vuole va e fa, chi non vuole critica. Allora, non rompessero, a noi non ci rompessero le palle, se spesso, come abbiamo fatto anche adesso, abbiamo approvato non solo l'intervento dei grillini, ma anche l'intervento della Meloni, della Giorgia Meloni. Adesso vorrei aggiungere due piccoli concetti e lascio la macchina all'amico e faccio vedere due cose. Questo l'avevamo già fatto vedere, la questione economica. Questo nasce e si sviluppa nell'ambito del pensiero mazziniano. Questo è un libro che è stato stampato nel 1944. Cosa dice l'autore? C'è una frase? Scusa, ma chiudiamo, perché sennò diventa troppo lunga. È rapidissimo. Con ciò io non escludo che possa essere necessaria e quindi utile
non dal punto di vista economico, una socializzazione parziale. Questo è nell'ambito proprio del pensiero del socialismo mazziniano, siamo nel 1944. Ma limitatamente a quelle aziende, attenzione, siamo qui nell'argomento, nelle quali sia preminente l'interesse collettivo immediato. Le aziende, ad esempio, dei pubblici servizi, ferrovie, tranvie, luce, acqua e gas. In esse l'interesse del pubblico è superiore a quello degli operai ed impiegati che vi sono addetti. Qui si parla in relazione anche della socializzazione. Quindi esiste una socializzazione interna ed esiste una socializzazione che è una pubblicizzazione dell'ente pubblico. Basta, andiamo via. Un attimo solo.